ci siamo incrociate, perché io l'ho vista, l'ho intervista alla Critica Milano, ed è stato uno dei primi, io stavo girando con i Sarti, con i Cantanacci, ed è stato uno dei pochi assessori che si sono presentati per questo territorio. Perché dico questo? Non amo la città, però obiettivamente la presenza di istituzioni che rappresentino il Salento, la parte comunque bassa della Puglia, in BIT non c'è stata. Così come non c'è stata una conferenza, non c'è stato un intervento e sinceramente non è stato molto carino. Se Giulia non si fosse presentata proprio fisicamente, non penso che sarebbe stata rappresentata questa zona. Non solo. Mi sono presa il fascicolino fastidio di andarmi a controllare pure il materiale promozionale che era all'interno del padiglione della Puglia. C'erano i suoi biglietti da visita, non c'era una brochure su Lecce, per esempio, non c'era niente. Non è stata una cosa simpatica, non ci ha fatto piacere. Così come abbiamo provato ad intervistare le signorine, e anche lì c'è stata una forte carenza. Perché abbiamo chiesto delle informazioni, magari siamo state noi un po' troppo specifiche, non lo so, la risposta è stata: chiedete a un centro di informazione turistico a Lecce. Ma se io sto a Milano e sono una persona che in quel momento si trova a Milano e vuole programmarsi una vacanza giù in Puglia, difficilmente vado a un centro di informazione turistica a Lecce, a prescindere da questo. La cosa che mi è piaciuta molto della Giulia, che continua a fare, io le do del tu perché... e che continua a fare la programmazione. Noi abbiamo avuto dei contatti diretti a Roda che ci hanno chiesto espressamente di aprire strutture sulla costa neretina. In poche parole hanno detto: abbiamo già richieste per Pasqua, per quella destinazione le strutture sono chiuse. Allora, in virtù del fatto che il comune di Nardò ha una programmazione già pronta e attiva e che quest'anno il ponte di Pasqua è lungo, perché abbiamo Pasqua, poi c'è il 25 aprile, poi abbiamo il 1 maggio e quindi c'è l'opportunità di avere comunque un periodo di alta stagione piuttosto lungo e creare dei ponti, loro hanno attivato delle iniziative e sarebbe carino fare... anticipare magari queste aperture e cercare di approfittare del programma che ha fatto Nardò, perché ripeto, loro si sono impegnati e secondo me dovremmo farlo anche noi. Intanto buonasera a tutti, io ringrazio Francesca per questa presentazione, ha detto delle verità, nel senso che io da quando sono assessore ho partecipato, in primis è iniziato tutto il percorso riguardante il turismo da Berlino. L'anno scorso io sono stata presente alla Fiera Berlino e i risultati sul territorio di Nardò si sono visti, nel senso che noi siamo cresciuti tanto con la presenza di stranieri, sempre di più, ed è forte proprio la presenza degli arrivi proprio di quel territorio lì, molti tedeschi e molti francesi. Che scendono, ragazzi, fuori stagione. Sì, infatti i dati che sono stati, sicuramente tutta la stagione è andata benissimo, ma i dati più importanti che abbiamo ricevuto sono stati nella crescita tra settembre, ottobre, novembre e dicembre. C'è stata una crescita importante proprio su questi mesi e l'abbiamo riscontrata su dati di fatto, perché lo IAT presente in Piazza Salandra, nel centro storico, raccoglie tutti quelli che sono i dati di arrivi. E quindi per noi quello è un dato ufficiale. Abbiamo la Prologo che lavora anche al castello, quindi chi entra da Piazza Salandra, chi entra da Piazza Cesare Battisti, insomma, riusciamo a prendere un po' tutti i dati di chi ci viene a visitare, a trovare. Sia del turista vicino, perché può essere il visitatore, può arrivare da paesi limitrofi, quindi lavorando sul weekend, che è importante, e qui mi ricollego a lei, quando dice dobbiamo avere le strutture aperte, dobbiamo dare il servizio, no? Dobbiamo accogliere bene, sia appunto una forte presenza di stranieri, sempre di più stiamo crescendo lì, per non parlare che molti di questi stanno acquistando, molti di questi stanno diventando residenti nostri concittadini, e quindi è importante. Da lì nasce anche l'esigenza di partire con dei corsi di formazione di lingua, inglese e francese. A partire col tedesco. Sì, tra poco, veramente il tedesco già c'è stato.
passato, non è stato organizzato direttamente da noi, ma alla Saletta qui a Nardò c'è stato un corso di tedesco in collaborazione col comune, però se riusciamo lo faremo totalmente gratuito anche noi, perché sapete bene, quelli che abbiamo organizzato finora sono stati totalmente gratuiti e offerti alle attività produttive del comune di Nardò. Quindi, da pochissimo è partito il corso di accoglienza turistico-commerciale, dove c'è un professore di marketing, accoglienza e comunicazione, che tutti i giorni, non proprio tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, c'è una programmazione di giorni orari, dove proprio in questa sala si fanno questi corsi che comunque sono dedicati proprio alle attività commerciali e turistiche, sempre a titolo gratuito per chi insomma vuole partecipare. E niente, quindi diciamo che è un percorso che nasce dall'anno scorso, dalla partecipazione del BIT, dei corsi di formazione, degli eventi diciamo programmati, come diceva Francesca, ormai da un paio d'anni, e ci sono degli eventi che hanno avuto talmente tanto successo che è impossibile non riproporli, quindi dal Circo Nauta al Salento Book Festival. L'anno scorso sul ponte del 25 avete aperto il gioco lungo. Certo, vabbè, quello lo rifaremo gratuitamente, assolutamente, perché poi la proposta nostra, la forza di Nardò, secondo me, rispetto a tanti altri posti turistici, dove sta? Che ce la dobbiamo giocare bene tutti, perché quest'estate, grazie a Dio, abbiamo una costa bellissima, lunghissima, che parte da Sant'Isidoro. 25 chilometri. Però poi che succede? Arriva il maltempo e questi turisti a Nardò sanno, cioè c'è un'alternativa. A Nardò abbiamo ben 10 strutture culturali, di cui 3 sono musei sotto tutti i punti di vista, e le altre sono delle mostre o dei contenitori dove comunque all'interno raccontano cultura. Quindi dalla mostra di Vittorio Bodini a le varie mostre che si susseguono settimana dopo settimana, ne contiamo ben 10. Abbiamo il Museo dell'Acquario, dell'Accoglienza a Santa Maria al Bagno, il Museo dell'Archeologia, il museo all'interno del castello che racconta la storia di Nardò. Cioè, poi ci abbiamo da raccontare. Poi abbiamo una piazza stupenda, un centro storico. Le degustazioni sulla vetrina del gusto. Assolutamente lì. Quello è stato il progetto di destagionalizzazione. Sì. Perché abbiamo proposto questi pacchetti totalmente gratuiti ai turisti, il comune ha investito un tot solo per quelle settimane, settembre, ottobre, novembre, per far arrivare a Nardò, non era solo il percorso di degustazione, ma era proprio un percorso turistico, culturale, dove comunque c'era si potevano visitare le varie chiese, il centro storico, con una guida turistica in base insomma al gruppo che arrivava. Noi abbiamo accolto francesi, tedeschi, inglesi, russi, e avevamo la guida che poteva accogliere tutti. E poi dopo insomma il percorso culturale, poi siamo tutto chiudeva nella vetrina del gusto, di un contenitore che penso che conoscete tutti, che si trova nel centro storico di Nardò, in piazza Salandra, dove raccogliamo tutti i produttori, una parte dei produttori locali del nostro territorio, dove si possono degustare olio, vino, legumi, perché noi abbiamo il cece di Nardò, che è un nostro prodotto che stiamo cercando insomma di farlo conoscere sempre di più, e tanti altri prodotti, dalle marmellate, qualsiasi insomma prodotto tipico locale sta rappresentato in questa struttura, che ci permette di, insomma, di farci conoscere anche sotto la veste gastronomica. Quello tra l'altro è un progetto che, se tutto va bene, ci allargheremo nei locali accanto, dopo delle strutture dove ci permettono anche di fare corsi di enogastronomia salentina e così così. C'è un progetto vasto, insomma, che se siamo solo all'inizio, chiaramente grazie anche alla vostra collaborazione, di chi poi fa accoglienza nelle strutture, ci permette anche di essere insomma apprezzati. È importante la vostra parte, no? Perché noi facciamo il nostro, voi fate il vostro, tutti insieme possiamo dare un bel
un bel pacchetto, una bella proposta. Che è in atto adesso il collegamento dalla Grecia. Allora, non è l'ultimo, perché ci sono tanti. Un'altra cosa voglio dire che mi stava, che stavo per dimenticare, era i percorsi ciclabili, che sono fondamentali, che stiamo investendo tanto, abbiamo vinto dei bandi che ci stanno permettendo di poter realizzare insomma, tutti quelli che sono la nostra visione di Nardò Futura, che è quella di appunto collegare le marine con il centro entroterra, quindi con il nostro centro storico e con le piste ciclabili. Quindi è un progetto importante che cambia proprio, da una visione del nostro paese completamente diversa, la nostra città, e niente, perché il nostro sogno è lasciare le macchine e girare tutti in bici, sarebbe una bella cosa sia a livello ambientale, che proprio diamo un segnale, non lo so, nuovo, più... Nardò poi lo permette, perché Nardò è fatto bene, dobbiamo solo mettere in gioco gli strumenti per far sì che si arrivi lì, no? Perché ha un po' di disagi con è un po' di tutti, però la cosa importante, secondo me, la cosa positiva di questo comune, di questa amministrazione, è che si sta spendendo in questo. Quando l'anno scorso ci siamo visti, partendo da un'idea di definizione spesa, no, della tassa di soggiorno, mi è stato risposto: Nardò quest'anno sta investendo in infrastrutture. Ed è importante, perché poi giustamente quando arriva un ospite e la macchina gli si scascia sulla prima buca, oppure non ha la possibilità di arrivare in bicicletta, anche lì va bene così, nel senso che ha più senso magari... Ma quelli sono soldi europei, non sono... No, quelli sono dei bandi, ok, però loro comunque quello che raccolgono lo stanno destinando per migliorare... Ma i soldi europei bisogna intercettarli, perché sennò come arrivano se ne tornano indietro. Sì, se no, la paura sta lì. Ci sono sempre stati soldi europei, ma se ne sono tornati sempre indietro. Ma quello che voglio dire, loro comunque hanno fatto i corsi gratuiti, hanno fatto attività, cosa che in altri comuni, il mio per primo, non esiste. E non solo, andare a trovare un assessore che si interessi di turismo non è facile. Noi adesso stiamo girando per tanti comuni e io non so con chi parlare, perché non abbiamo un referente, perché non c'è proprio l'idea che io ci voglio possa essere. Dire che io sicuramente lo faccio con amore, sono fortunata, mi piace quello che faccio, però i risultati di Nardò sono veramente il risultato di un lavoro di squadra importante, che è dipeso dal sindaco, dagli assessori, dagli staff che abbiamo dietro, che è, perché ricollegandomi alla questione delle strade, che noi siamo, Nardò sta investendo tanto sulle strade, sui parchi, adesso in queste ore si sta lavorando sul Corso Gagliano per realizzare dei piccoli parchetti per i bambini, e adesso poi si sta lavorando pure verso il Parco dell'Incoronata, in quelle zone dove è stato demolito, insomma, quella l'obbrobrio che c'è lì, lì si sta investendo per fare un parco proprio per destinarlo appunto ai bambini, che fino ad ora a Nardò non c'era nulla di tutto questo. Quello niente è da chiaro che... Io voglio capire cosa state investendo sulle marine, io quello voglio capire. Perché intanto tutta la formazione, intanto una tutta la formazione che hanno fatto gratis, tutto bene. Allora loro hanno fatto, la Fabiola è un esempio, lei viene dal mare, lei ha i piedi di fronte al mare, ma lei si è fatta tutti i corsi di formazione che dove ce l'ha in Nardò. Dove c'è mare? Dove? E Fabiola. Santa Maria. No, quello che voglio dirti. Dal discorso. No, lei... Santa Maria Santa Carina è l'altro discorso. No, però noi stiamo parlando di formazione, sì, di investimenti. Ma tutto quello che è benvenga, quello sono dicendo aperto. E io ti sto dicendo che voi a Nardò siete fortunati, perché non ti nascondo, io sono andata da sì, il lavoro che sta facendo lei. Ho detto Giulia, ma io posso partecipare a due formazioni. Però va suddiviso, perché io voglio capire se Santa Maria viene investito 100, voglio dire, ma la Marina di Nardò non si ferma solo a Santa Maria e Santa Maria. Io non ho detto che hanno investito là, io ho detto che hanno investito su tutto quello che è la gestione amministrativa.
formativa e gestionale e diretta delle strutture ricettive extraalberghiere, perché fare un corso di formazione in inglese, in francese e in tedesco non l'hanno fatto manco a Lecce. Quello sto dicendo, non ho detto che è stato fatto solo in quella zona, è stato fatto per questo territorio. Io sai cosa gli posso dire a lei? Che veramente, nel senso, tutte queste cose che lei sta facendo, io anche l'altra volta l'ho visto. Le strutture che sono state già censite su Nardò e zona del comune di Nardò, che ogni tanto si faccia una riunione e dice no, stiamo progettando questo. Posso dirti una cosa, noi lo dobbiamo fare, noi siamo le strutture ricettive, noi ci però dobbiamo muovere in prima zona. Con elementi di il comune, la Giulia sta qui, che lei mi esce con un manifesto lungo tutta la città, ma io sono fuori città, posso venire, ma non posso venire in città, lei mi deve supportare del cartaceo, mi deve dire allora stiamo programmando questo, ci sono questi corsi, non sono d'accordo, devi essere tu a interessarti, devi essere tu a cercare, devi essere tu ad andare a prendere, a chiedere, non devi essere lei a dire. Ma allora la progettazione, noi comunichiamo, un'amministrazione che comunica come comunichiamo noi. Ma basta che vai sulla pagina Facebook del comune di Nardò, ci sono ogni giorno, ci sono io entro sempre, scusa, ma non c'è ragione, perché quello che dico io è che in confronto da te la comunicazione c'è una differenza enorme. Io dico proprio il comune di Rizzanello, manco quando si può buttare la spazzatura, l'interfaccia, perché io vado a trovare l'assessore, mi sta bene, però nel senso, se noi abbiamo 100 strutture censite su Nardò, devono essere, come dice lei, coccolate, nel senso c'è più partecipazione nella parte del comune verso queste strutture, ci e deve essere. Io fisicamente più di quelli che sto vedendo io fisicamente non sono in grado di fare, però sicuramente si può sempre fare di più, nel senso che però io ci sto mettendo, perché adesso vince la programmazione del 25 aprile, perché di solito si apre a maggio, quello che c'è questa programmazione. Allora dice, portiamo a conoscenza le strutture di Nardò, che quest'anno occasionalmente è accaduto per di Pasqua, ma abbiamo prima, ma questo doveva fare il 2018, allora aspetta un attimo, quello che dici tu è giustissimo, perché noi lavoriamo con dei tempi che sono diversi da quelli del comune. Purtroppo il comune ha dei tempi tecnici che sono quelli sui quali non ci puoi fare niente, ci puoi sbattere quanto vuoi ma non ci puoi fare niente. E ripeto, il fatto stesso che il comune di Nardò ti dia a Lecce la programmazione della data una settimana prima, questo sto dicendo, quindi tanto di cappello che ti dicono di... Sto dicendo che potrebbero essere migliorate. Allora, migliorare c'è sempre da migliorare, di certo non siamo perfetti, ci mancherebbe, però io l'incontro di oggi è stato, abbiamo cercato una data insieme, perché il comune di Nardò fa talmente tante cose che trovare questa sala libera è difficile. È stato voluto proprio in virtù del fatto che comunque c'era la presenza di Nardò alla Bit a Milano, dopodiché c'è un interesse per il periodo da Pasqua a scendere, e l'idea proprio di sensibilizzare le strutture e dire, io la prima cosa che gli ho chiesto, ho detto Giulia, visto che voi fate tanto, sensibilizziamo le strutture a vedere se ci aprono un po' prima, invece di aprire a maggio si aprono almeno per Pasqua. Perché? Perché io personalmente ho ricevuto una telefonata e mi è stato detto, signora, qualche struttura sulla Marina di Nardò non me la apre per Pasqua che abbiamo richieste? Io nel 2018 quando ho presentato le cose l'ho già programmata. Ma quando io vi ho passato i calendari come lei la seguivo sempre su Facebook, anche sul business, ma il mestiere noto, il mestiere nostro è proprio quello, è di andare a seguire l'amministrazione, a pungularla e farci dare quello che è possibile per tempo. Ripeto, state da Dio e ora in confronto a quello che c'è nel resto del territorio, veramente state lui probabilmente benissimo. Lui è però è questa cosa, perché si trova in un posto, perché poi Nardò è tanto vasto, c'è tante zone che magari per anni e troppi anni sono state abbandonate, però noi siamo qui da 2 anni e mezzo e non abbiamo la bacchetta magica, e abbiamo iniziato quello che è il nostro programma e stiamo cercando di portare a termine tutte le promesse che abbiamo fatto. Tu sai che in quella zona non c'è una linea telefonica, lo sai, no? Ma noi siamo qui, ripeto, da 2 anni e mezzo. Noi in 2 anni e mezzo stiamo, cioè non per giustificarmi di nulla, però è la realtà, no?
sono dati di fatto. Abbiamo dei programmi che dobbiamo portare avanti e abbiamo detto delle cose in campagna elettorale che piano piano stiamo rispondendo a tutto. Dobbiamo arrivare a fine del mandato e dobbiamo aver fatto tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Questo è il nostro obiettivo, anche per dimostrare la serietà, che non diciamo cose e ne facciamo di altre, no? Quindi è chiaro che molti di questi progetti stanno nascendo adesso e probabilmente non si vedranno prima di 5-6 anni. Perché sono talmente a lunga scadenza, sono talmente cose così importanti, è chiaro che non si riescono a vedere subito, no? Ma intanto vendetevi quello che c'è adesso. Però la cosa che noi, ogni cosa che facciamo, anche se non sono cose che si vedono subito, noi li informiamo, è questo che poi quando dici non c'è formazione, noi tutto vediamo noi a cercare. Informazione sulla programmazione del BIM, io parlo sempre di strutture ricettive. Non confondiamo. Ma le strutture ricettive. Io parlo sulla tutela delle strutture ricettive. No, su quello io parlo. E io li programmiamo. Non parlo sulle opere, è chiaro che sono informato le opere che vengono fatte. Noi non stiamo parlando di tutela, perché io non parlo né di amministrazione né di contabilità. Tanto per capirci, questo sì, non sì, è lo so, ok? Dopodiché se hai un'esigenza specifica, vai dai DG e la risolvi così, io non te la posso. Sì, no, per carità. E tantomeno lo puoi fare. Io ho risposto nel senso. Questo sto dicendo. Che lei ha fatto. Quello che dico io è questo, un minimo di attività, di intervento. Cioè ragazzi, scuotetevi poco poco, qualche cosa la dobbiamo fare pure noi. Non è che stiamo qua ad aspettare che scende qualcosa dal cielo, io questo sto dicendo. In virtù di questo mi permetto di presentare quello che è il progetto, il programma, non so come funziona questa cosa, del gruppo di quest'anno. Allora, noi quest'anno andremo a lavorare su un... perché anche noi siamo partiti, l'anno scorso ci avete visto per la prima volta, e ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a fare qualcosa l'abbiamo sbagliata e abbiamo imparato. E abbiamo testimoni che lì dove abbiamo sbagliato abbiamo recuperato. Dopodiché, in virtù di questo, abbiamo un progetto che è quello del gruppo BM Salento. Il progetto del gruppo BM Salento prevede cosa? Un sito istituzionale, perché ancora non ce l'abbiamo, perché ripeto, un'associazione senza scopo di lucro, nessuno ci dà una lira e quindi dobbiamo lavorare con quello che c'è. E siamo intanto strutturalmente più forti rispetto a prima, perché anche in questo caso siamo riusciti a reclutare qualcuno che ci dà una mano. A parte Augusto su questa zona che rimane sempre come referente di questo territorio, e quindi il numero di Augusto penso ce l'abbiate tutti. Ma c'è Augusto? Eccolo, Lo so che c'è. Dopodiché abbiamo... Lo so che c'è Augusto, lo vanno nascondito. Dopodiché abbiamo una figura che si è aggiunta, diciamo, che è stata reclutata, che nessuno paga, non gli diamo neanche rimborso benzina. Che è Alessia Giorgino, che ci fa da direttore commerciale. Perché? Perché io lo chiamo il mio mastino, perché l'Alessia è preparata su quelle che sono le contrattualistiche e quindi lei si occupa di questo. Quindi noi andremo a creare quello che è un sito istituzionale semplice, e non è la cosa principale, la cosa che ci interessa di più, però ce l'hanno chiesto soprattutto i comuni, hanno detto chi siete, come possiamo andare a vedere, quando gli dici guarda la pagina Facebook, sto con il naso. E quindi ok, dobbiamo fare questo sito e andremo a farlo. La cosa importante qual è? Un sito del gruppo BM Salento nel quale possono essere presenti le strutture ricettive per fare attività di incambio, cioè andarsi a proporre. La struttura di questo sito, che prevede BND, appartamenti e case vacanze, perché noi bene o male siamo strutturati in questo modo, le location per gli eventi, perché è una cosa che adesso funziona e ci richiedono, e che in questo modo possiamo fare non solo eventi ma anche congressualistica, e poi quello che è la tipologia dei servizi. Perché? Perché anche lì ci siamo andati a fare un parco service e abbiamo il massaggiatore piuttosto che lo shiatsu, piuttosto che lo yoga, piuttosto che altri servizi che possiamo mettere. Cioè abbiamo un'associazione che fa corsi di cucina, quindi sono dei servizi che ci servono poi per realizzare quella che è un'esperienza di soggiorno. La cosa importante qual è? Che questo sito ci dà la possibilità di convertire, perché andremo a acquistare un servizio di booking engine e quindi possiamo convertire immediatamente la prenotazione.
Logicamente io ve lo dico, per entrare su questa piattaforma bisogna intanto pagare un fee d'ingresso perché dovete essere profilati, quindi ci sarà una pagina proprio per la struttura e c'è un costo che è quello in base alle dimensioni della struttura ed è una tantum perché serve per essere profilati e se non ci sono delle foto di valore non riusciamo a profilarvi, quindi dico condizione sine qua non per entrare è intanto essere registrati da me, quello lo do per scontato. E poi avere un minimo di materiale valido. Noi vi costruiamo i testi perché anche quelli vanno costruiti in un certo modo. E dopodiché il costo del booking engine è logicamente a carico della struttura e siamo riusciti ad ottenere diciamo dei costi molto bassi che sono 20 euro pensili a pagina, che veramente è un costo stracciatissimo perché considerate che non sapete voi ha mai visto, ha mai chiesto in giro qualche preventivo, si va dalle 60 euro più IVA al mese per un gestionale di questo tipo e quella è una cosa per la quale noi non possiamo intervenire in alcun modo perché comunque sono pacchetti che si prendono online a noleggio di piattaforme enormi che gestiscono pagamenti e quindi significa gestire flussi di dati sensibili e un'altra serie di cose. Per poter accedere a questa piattaforma, a questo sito, bisogna firmare un contratto e quindi bisogna impegnarsi a rispettare determinate regole. Perché io, Francesca, non mi permetto di vendere una struttura della quale non sono certa. Perché le figure le ho già fatte e basta, diciamo che non ha molto senso. Anche lì non si chiede un provvigionale, noi siamo sempre partiti con l'idea di non chiedere mai provvigioni sul buco. Si chiede un fisso mensile per gestire il sito. In questo modo che cosa, il vantaggio qual è? Che il sito viene gestito in un'unica direzione con un'unica filosofia, viene indicizzato in continuazione perché ci siamo dentro noi e quindi lo facciamo noi e aiuta quelle strutture che magari non hanno il tempo per gestire un sito, perché avere un sito e tenerlo là comunque non ti dà dei grossi risultati, e avere l'opportunità però di essere presenti in un multifunzione, cioè della serie, quando io atterro su quel sito, se quella struttura è occupata posso andarmi a prendere quell'altra, se non voglio un B&B mi posso andare a prendere una casa vacanze, se non voglio Lecce me ne vado al mare piuttosto che me ne vado in un borgo. E quindi noi diamo un'offerta di quello che è il territorio dei nostri associati che hanno deciso di entrare qua dentro. Per entrare qua dentro bisogna comunque essere vagliati, ripeto, ci sono delle caratteristiche di base, non è costo, noi stiamo parlando di costi di impianto molto relativi, 300-350 euro, cioè non stiamo parlando di grosse cose, un sito, impiantare un sito vi costa sicuramente di più, però facendole insieme, qui rientra il discorso di rete che avevamo fatto prima, si riesce a risparmiare. Dopodiché con questo strumento riusciamo a vendere, quindi andremo poi a fare attività di incamino, cosa che ad oggi facciamo in maniera singola e privata, ognuno per fatti suoi. Quindi il sito, vabbè, è strutturato in questo modo, con una differenziazione tra appartamenti e B&B, tra B&B strutturati oppure B&B più piccole. Case con multi appartamento, le location che sono proprio quelle attività che ci fanno lavorare in genere da aprile più o meno fino a novembre. Io ho già richieste di location per feste, eventi, situazioni, incontri, poi adesso ragazzi siete in campagna elettorale e c'è una richiesta molto alta di location. La pagina per i servizi, anche qui ci sono questi servizi specializzati, sempre solo di associati ragazzi, perché vi ricordo che noi lavoriamo sempre solo con gli associati. Quindi anche qui se c'è qualcuno che ha voglia di collaborare con noi, ha voglia o comunque di segnalare qualcuno, noi, ripeto, abbiamo inserito queste cose. Cos'è che ci manca? Ci può mancare un servizio di transport, stiamo cercando un servizio di noleggio bike che non siamo riusciti a trovare, ma un noleggio bike valido che possa dare pure l'assistenza alla bicicletta. Perché? Perché ci sono i percorsi, come diceva prima Giulia, loro si stanno impegnando e ci sono già dei percorsi esistenti. E nel Salento ci sono i percorsi che hanno magari segnalato i GAL e stanno in tutto il Salento. Poi ci sono quattro percorsi religiosi che si fanno anche io in bicicletta. Quindi c'è questo tipo di interesse.
segnalateli, noi li stiamo cercando. Non mi ha chiamato nessuno, se non mi chiamano io. Ho capito, ma se uno non mi chiama, non si siede di fronte a me e mi dice io con questo offro. Cioè, fino adesso abbiamo parlato, ok, d'accordo. Tra l'altro, consigliere, pure consigliere, si è fatto promotore di questa iniziativa nel fare, quindi ha tutto l'interesse, no? Voglio dire, sia come imprenditore. Noi siamo qua, a maggior ragione, per questo sto dicendo, noi ci siamo, no? Per esempio, abbiamo rinnovato la convenzione con l'agenzia assicurativa. Lì dove c'è questa. Vi faccio un esempio, alla Vitta a Milano, che c'era uno stand che si occupava di percorsi religiosi, c'è stato chiesto proprio questo, perché sono interessati a strutture ricettive come le nostre, non tanto ad alberghi. C'è stata chiesta su un'altra situazione, una partnership su un'attività di bike per i percorsi del Salento che non sono coperti da nessuno. Perché? Perché ci sono delle piccole situazioni in giro, quello c'ha 4 biciclette, quello ce n'ha 3. Così non facciamo niente. Il suggerimento della pupa, della signorina che stava allo stand della Regione Puglia è stato: vai a Lecce, al centro informazione, ha detto sì, 4 bici da donna, diciamo, io sto cercando bike, io sto cercando qualcosa di strutturato che possa poi eventualmente succedere qualche cosa, ti vengo incontro e ti carico, piuttosto che mi fai 40 km in bici e poi ti vengo a prendere per portarti a dormire da qualche parte. Anche lì stiamo facendo questo tipo, perché ce l'hanno chieste e quindi comunque, come diceva Arnaldo, noi abbiamo una realtà che lo fa, e poi lungo il percorso che si andrà a fare a fine estate, perché al momento passerà l'estate e poi si inizierà a lavorare per il percorso ciclabile lungo tutte le marine, ci sono delle postazioni dove ci sarà affitto di biciclette, c'è anche chi le sistema, c'è il meccanico, ci sono delle postazioni lungo tutto il percorso. Noi abbiamo dei punti di ciclo stop, no? Sulle nostre strutture, ci sono delle strutture, io ho una struttura che ha un ciclo stop, ma me lo sono andato a cercare io, con l'anternino. Perché? Perché c'è gente che viene e ha bisogno magari di gonfiarsi la bicicletta, oppure hanno noleggiato la bici e la restituiscono tra 4 giorni. L'altra volta, prima di partire, mi hanno telefonato: Francesca, mi servono delle bici per 25 giorni. Perfetto. Dove te le posso? Ho chiamato una struttura in convenzione che fornisce biciclette e devo vedere, non so, le devo rimettere a posto. Allora, quando ti rispondono così, ci resti, diciamo... Non sei tanto entusiasta, ecco, diciamo in questo modo. Andando avanti, noi siamo stati alla Vitta di Milano, BTM inizia, vi invito a registrarvi e a venire, tanto l'ingresso è gratuito. Nardo è presente anche lì. E noi abbiamo già un calendario di presenza su quelli che sono le speech e gli interventi. L'accesso all'area B2B abbiamo deciso di non farlo semplicemente perché non abbiamo contrattualizzato alcuna struttura. Quindi io, a parte le mie strutture, quelle dell'Alessia e quelle di un paio di altri, non ho niente da vendere e quindi purtroppo non posso presentarmi. Però l'obiettivo è comunque di chiudere entro marzo il sito e quindi contrattualizzare le strutture interessate e lavorare con quelle. A me ne bastano 4, non è quello il problema, nel senso che la cosa importante è avere qualcosa da proporre, la garanzia che ci sia qualcosa da proporre. E vi dirò di più, il contratto l'abbiamo preso copia e incolla da lui, abbiamo tolto la provvigione della stessa cosa, quindi non c'è niente di straordinario e particolare. Anche lì, no? Impari da quelli che lavorano meglio di te e sicuramente ci guadagni. Poi abbiamo gli incontri di formazione, abbiamo iniziato già con gli incontri formativi, facciamo formazione gratuita per gli associati il lunedì pomeriggio e il martedì mattina è ripetizione del lunedì, perché chi non può venire il pomeriggio può venire la mattina. Stiamo lavorando e ogni volta io mando i messaggi per dare l'argomento formativo. Per esempio adesso stiamo lavorando con l'extranet di e stiamo vedendo i vari passaggi. Alla Vitta a Milano gli ho rotto le scatole a quello di Home Away e gli ho chiesto una formazione specifica per profilarci meglio su quella piattaforma e ci ha promesso che alla BTM ci saremmo visti proprio per definire questi incontri. Perché? Perché è importante capire come dobbiamo andare a lavorare, per questo dico, dobbiamo essere formati noi per primi.
E vi invito a venire, ragazzi, perché chi è venuto sicuramente non ha perso tempo. Poi non lo so, l'opinione poi me la dovete dare. Stiamo in programmazione di altri seminari, ci saranno altri 3 incontri sul territorio come questo di presentazione dell'attività del gruppo Bimbi Salento, e ci abbiamo già calendarizzati alcuni incontri e stiamo partendo dal nord Salento fino a giù, quindi ci faremo Trepuzzi, Pizzarello, Cavallina e Galatina, e all'interno di questi incontri ci saranno dei temi particolari. Su un incontro andremo a parlare di varie opportunità, perché guarda caso la maggior parte degli operatori sono donne ed è una cosa positiva, e quindi andremo a valutare questa cosa. Dopodiché ci sarà anche l'opportunità, perché stiamo andando a collaborare con delle situazioni diverse, di una crescita comunque professionale. Non vi anticipo altro, perché comunque i comunicati stampa poi li vedrete, però saranno degli incontri interessanti, dove mano a mano andremo a presentare anche i servizi. Quindi vi presenterò la signorina dello sciazzo, piuttosto che i ragazzi che mi gestiscono i bambini, piuttosto che quelli che mi fanno la carta pesta, perché l'opportunità di avere questi laboratori ci dà la possibilità di non vendere una notte, ma di vendere almeno un paio di notti con qualcosa infilata in mezzo che può essere di interesse per l'ospite. Altra cosa, stiamo organizzando 2 eventi alle officine Cantermo a Lecce sui ponti. Sto cercando una data sul ponte del 25 aprile per avere cosa? Per avere un evento da collegare su un soggiorno, quindi diventa pernotto più partecipazione all'evento, che comunque lo stai facendo in un ambiente di un certo tipo con una tematica interessante, per potermi poi magari vendere una notte in più, offrire un late check out e magari una passeggiata al mare, non sarebbe male. E anche qui, logicamente, io mi sto organizzando sui territori dove già stiamo, però se per esempio Augusto mi apre la scenata, io glielo organizzo un evento invece di farmi un evento privato. Ma Augusto ha già detto, ma è anche sistemata. Da quanto tempo lo vi ha non mi ha invitato? Ecco perché, perché è carino organizzare gli eventi sulle nostre strutture. Anche là, se la struttura è contrattualizzata, c'è la certezza e la sicurezza che la struttura ha un suo impegno e un suo interesse, e quindi si può andare ad organizzare qualcosa su quella struttura della quale quel qualcosa si usufruiscono tutti quanti. Questo è il concetto, questa è l'idea. Ma adesso stiamo lavorando per esempio sugli eventi per single, perché? Perché sul territorio di Lecce funziona tantissimo il e quindi un evento per single mi dà la possibilità di vendermi le mie strutture su Facebook, su quel target, che va bene così, e mi sto divertendo un sacco, logicamente. Ora, un'altra cosa, una cosa importante: chi accederà alla piattaforma avrà poi la possibilità di utilizzare, io vi invito a farlo per chi decide di farlo, del materiale digitale condiviso. Che vuol dire? Vuol dire che quando noi andremo a creare un pacchetto, un'opportunità di soggiorno, di viaggio, un'esperienza, verranno create delle strutture comunicative alle quali voi potete accedere e potete utilizzarle voi per caricare le vostre pagine, per caricarle il vostro sito, piuttosto che soltanto la pagina Facebook o altri comunicatori che utilizzate voi. Che vuol dire questo? Per noi significa lavoro, perché gestire una cosa del genere non è semplice, però ci dà la possibilità di avere una comunicazione anticipata per tutti e una comunicazione comunque sempre sulla stessa linea e ed essere riconoscibili per quel tipo di accoglienza. Un'altra figata che stiamo facendo, della quale si sta occupando l'Alessia, è la gestione di una mappa. In poche parole, cosa stiamo facendo? Stiamo andando a dare fastidio a degli sponsor e stiamo cercando, o meglio non stiamo cercando, stiamo realizzando una mappa territoriale, la classica mappa astratto semplice, da una parte il Salento e dall'altra il comune. Queste mappe saranno sponsorizzate da attività commerciali e di servizi disponibili per gli ospiti,
e cercheremo insieme alla sponsorizzazione di ottenere delle convenzioni della serie. Se io nella mappa ci metto un video e che mi sponsorizza la pubblicazione della mappa e quindi ci dà i soldi per pubblicare questa mappa, gli chiedo una convenzione e gli dico ok, perfetto, gli ospiti che ti mando, come riusciamo a gestirlo? E gli chiediamo una convenzione. Questo perché? Perché mappe in giro non se ne trovano, Puglia promozione non ne stampa più, i comuni hanno difficoltà, sponsorizzarle noi non ha senso, perché non ha senso che io metto la pubblicità dei clienti quando poi la devo dare al mio ospite, a lui non gli interessa la mia pubblicità, a lui interessa la pubblicità di quelli che sono i servizi, di quello che può essere il pub, il ristorante, qualsiasi cosa. No, perché non tutti la usano. Il problema è quello. Perché l'app diventa difficilmente gestibile. E poi il problema principe, sai qual è? Chi la fa? Chi la segue? Io il tempo non ce l'ho, cioè non ce la faccio. Se mi trovate qualcuno che si offre volontario senza remunerazione... È bella che quelle sono aggiornabili costantemente, perché se va via dal circuito un'azienda che vuole investire sul territorio... Ma se noi andiamo... Accedere... Noi adesso stiamo lavorando con quello che possiamo fare, cioè adesso diventa un discorso più gestibile andare in giro, chiedere una sponsorizzazione, avere l'attività sulla mappa, avere queste mappe, distribuire le mappe tra di noi, in modo che poi noi le possiamo dare agli ospiti. Stessa cosa stiamo cercando di fare per gli eventi, cioè per i grossi eventi stiamo andando a cercare degli sponsor che saranno poi presenti in quella che è la comunicazione, che possa essere sia web che cartacea, però anche lì un evento non costa poco, ragazzi. Gestire un evento di un certo tipo costa dai 500-600 euro soltanto l'impianto. Perché? Perché c'è il service, perché c'è l'intrattenimento, perché c'è la musica, perché c'è la struttura da pagare, e stiamo parlando soltanto di un costo base. Dopodiché bisogna parlare di quelli che sono i costi variabili, ossia quanta gente devo fare mangiare? Punto di domanda. Quindi stiamo cercando su determinati eventi di trovare degli sponsor che possano coprire queste spese. In questo modo abbiamo l'opportunità noi di farci pubblicità, di dare all'ospite qualcosa da fare, e l'obiettivo qual è sempre? Quello di vendere un pacchetto, cioè di vendere più di un soggiorno, più di una notte, più della sola classica. E quindi ci stiamo muovendo in questo modo e stiamo cercando di trovare anche qui dei servizi che siano in linea con noi. Cioè se io mi prendo, non lo so, il lido, ha senso mettermi il lido sulla mappa, ma se io mi prendo un servizio che è completamente fuori da quella che è l'interesse, che ne so, la concessionaria di macchine, ok, a me farebbe piacere perché magari mi dà un po' di soldi, però all'ospite, alla concessionaria di macchine che non fa noleggio, non mi interessa. Quello è il discorso, quindi anche la selezioniamo. In questo Alessia è molto brava, perché? Perché anche in quello sta selezionando pure sul territorio. Perché? Perché se io ho una mappa di Lecce piuttosto che di Nardò, se mi devo andare a mappare il centro storico, io mi devo andare a prendere i servizi che sono nel centro storico, che l'ospite può individuare e trovare. Non è che mi vado a prendere in periferia qualcosa di, a meno che non è qualcosa di particolare e di riconoscibile, di, non lo so, di extra, però una pizzeria in periferia sinceramente a un ospite può interessare poco, a meno che la mia struttura non è l'estrema periferia. Però anche lì stiamo andando a vedere, anche sul percorso. A Lecce ci sono forse in centro storico 7 negozi che vengono da Rally, non mi servono 7 negozi che vengono da Rally. Io mi vado a scegliere quello che mi può dare di più. E se mi vado a prendere un, non lo so, un'esperienza particolare, anche lì se mi vado a prendere un libro, mi devo prendere l'ultimo zappatore arrivato, perché io l'ospite là lo sto mandando, devo essere sicuro di mandare l'ospite in una struttura che mi dà un certo livello di servizi. Anche in quello, ripeto, non è facile, è facilissimo, e quindi stiamo lavorando in questa direzione. Se avete da segnalare i servizi che sono disponibili a sponsorizzare, noi siamo pronti, siamo qua, li segnalate, andiamo e li rompiamo le scatole, cioè abbiamo la forza, no? E chiudiamo. Siamo in diretta streaming, sto cercando di non dire parolacce. Mi sto impegnando. Stai andando bene. Grazie, grazie a questo, grazie. Allora, detto questo, visto che comunque questa sera rinnoviamo l'impegno di Augusto come referente di zona, vieni la zia. Grazie a lei, se non ti metto
succede niente, va bene lo stesso. Allora, a questo punto io lascio la parola ad Augusto, così vi dice quali sono le sue disponibilità e come si sta, no? Tipo, che ne so, ragazzi, il mio numero di telefono è 333. Sì, sì. C'è un numero di telefono se si vogliono fare delle domande più specifiche per quanto riguarda praticamente la programmazione di quello che oggi stiamo, insomma, vedendo insieme. E poi considerare una cosa, Augusto conosce a menadito tutte le strade del comune, tutti gli uffici, quindi... Le faccio così tutti i giorni, nel senso che è più facile che ci sia una persona del luogo che comunque si interponga tra le esigenze e le necessità locali e poi comunque comunichi alla sede centrale, dove poi dopo si occupano della problematica, diciamo, diretta anche e soprattutto con l'assessore, no? Quindi anche questa è una cosa importante. Anche il numero, se lo volete, insomma, è pubblico. In base alla disponibilità, perché non lo pagherò, quindi tieni conto di questo, eh? No, anche perché io ho anche la responsabilità. Ogni tanto, cioè, vuol dire anche lì, fai il giro, no? No, anche lì non deve essere, lo fare il giro, deve essere. No, io lo chiamo, dico vieni. Se tu hai bisogno di qualcosa, chiamo. Ma allora, io ci tengo a precisare una cosa. Non è che una persona si rende disponibile per una singola attività, quindi è bene. Ma se il suo ruolo è quello di dare delle indicazioni, io lo chiamo, dico Augusto, ci incontriamo, mi puoi dare, ci incontriamo. Sì, però digli a Augusto ti offro un caffè, no? Almeno digli a Augusto ti offro un caffè, no? Quello sì, ma è chiaro che se viene nella mia struttura, è chiaro, quello è tutto. Ma noi ci incontriamo in piazza, magari facciamo quattro chiacchiere e vediamo un attimino, quello sì. Per questo dico, non siamo, allora il discorso è questo, siamo tutti impegnati, ognuno ha la sua attività, sì, non ci paga nessuno, carità. Quindi dovete essere voi a chiamare, a me mi chiamano, tranquillo. Però dico, io dico no, chi si propone come vedere? Sì, sono d'accordo. E che informazioni dobbiamo chiedere? Se ti serve qualcosa sul territorio di specifico, per esempio l'altra volta che sei venuta al comune, che anche, non lo so, se ti serviva l'orario di apertura di quell'ufficio del comune di Nandò, bastava fare una telefonata, qui avrebbe risposto. Anche se per lui c'è l'app, lo sai, non che c'è, che sì, ma è più facile. Sono il cartaceo, però ragazzi, io lavoro in digitale, la mappa, io dall'app, come dice Francesca, sì, è vero, sì, però non è seguita, ragazzi, io vengo da Carinera, che c'è Salentina, immaginate voi che bordello ci abbiamo con 10 comuni. C'è l'app pure che la crei, la persona che viene, un turista inglese di 70 anni, perché vengo. Come fai a dire all'esatto? Come fai? Devi dare il cartaceo. Cioè, non è. Cioè, è bello, sì, ti metti all'avanguardia, però non è l'app, non ti risolve. È chiaro, è una questione di educazione, è chiaro, è una questione di educazione, di abitudine. Cioè, ripeto, io l'app l'apro sempre, ho bisogno di qualcosa. Signoriamo quattro idee. Allora, te lo dico proprio francamente, noi che possiamo ragionare. Ma una persona, come ho detto poco anzi, di 70, perché vengono turisti 70, 80 anni. Sì, non te l'hanno. Non c'è, a loro non li potevo chiedere. Guarda, neanche io vado a quel paese. Vabbè, comunque Augusto. Abbiamo capito che è un flop l'app, dai. Io personalmente la cultura, chiaramente, soprattutto in un'associazione no profit, quella di doversi munire, praticamente, prendere il proprio portafogli, buttarci dentro dei soldi per poi non trovare la corrispondenza, no? Perché poi dopo, alla fine, tutto si risolve al fatto, cioè sulla base dell'utilità. Quindi quanto può essere utile, quanto non può essere utile. Però se non fai il cartaceo, perché c'è sempre la parte rovescio della medaglia, come la stessa cosa del manifesto, no? C'è gente che se tu per una volta non lo fai, apri di cielo. Cioè, non l'hai fatto. Anch'io punto sempre sul cartaceo, sul porto cartaceo pure sempre. La programmazione del comune di Nandò è già. Perché io prima parlavo già, quindi c'è pure cambiato le strutture. In che senso? La programmazione degli eventi che ci si faranno nel 2019. Sta per uscire, sta per uscire. La programmazione degli eventi sta per uscire. Già
sappiamo, per dirti, perché abbiamo bloccato circa un'ora, che sarà il 30 di giugno. Anche Salento Book Festival. Salento Book Festival ci stanno per comunicare le date. Noi abbiamo già dato, perché lì dipende dagli ospiti. Sì. Perché come sapete sono tutti ospiti comunque. Noi abbiamo dato come sempre la disponibilità, abbiamo già impegnato le somme, quindi stiamo aspettando che loro ci contattino per dirci le giornate che saranno noi, presenti. Ad esempio, con le strutture, come possiamo... Allora, io l'anno scorso, come avevamo i calendari, li abbiamo distribuiti alle Proloco, all'IAT e a tutte le strutture che ce l'hanno richieste. Noi avevamo proprio il materiale. Abbiamo sempre stampato, lo facciamo sempre sia d'estate che d'inverno. No, ma io infatti sono venuto... Il cartaceo no, io vedo il calendario. Il calendario lo trovate, noi lo pubblichiamo il calendario appena lo mettiamo su tutti i portali, io ho un profilo e assessore alla turismo, e poi c'era proprio il comune di Nardò che c'era proprio il calendario giorno dopo giorno, uno poteva andare a vederlo. Così organizzati, io sono venuto e c'è anche il cartaceo, no, i debiti da lasciare lo scorso anno. Poi vi dico, utilizzate lo IAT e la Proloco, che sono le due strutture che danno informazione turistica, che sono direttamente collegate al comune di Nardò, perché lo IAT è legato alla regione e al comune, la Proloco è collegata direttamente con il comune, come anche lo IAT, e per loro, noi, tutto il materiale, i primi ad averlo sono loro, chiaramente tutti i musei, perché sono le strutture direttamente collegate a noi, e chiaramente il materiale ne stampiamo talmente tanto che lo facciamo avere a chiunque ce lo chiede, perché noi dobbiamo distribuire. Possiamo creare questa forma di interscambio, noi andiamo a portare il nostro materiale e contestualmente... Cosa che alla Proloco già si fa, loro sono pieni di materiali di strutture ricettive private, dove loro, quando arriva il turista, chiede un'informazione, perché ci sono quelli che arrivano anche che non sanno dove andare, e loro gli danno. Il problema è che sono arrivata... Sulla pagina mi puoi seguire, che quella è libera. Su quella personale ho ricevuto già l'hanno confermato la settimana prima. Quindi, ripeto, rispetto a situazioni, voi state da Dio. Io l'unica cosa ti posso dire a legge che ci sono il 15 agosto ci sono i mazzi. E basta, non so nient'altro di tutta la protezione. Ci sono. Il volo, ci sono pure il volo. Siete in fase di nuova amministrazione? No, ma neanche prima, guarda, ci sono tutte cose. Il discorso rimane sempre questo, voi state rispetto, ripeto, io per trovare l'assessore siamo andati in giro a poco, dovete fare gli assessori e vedere, eravamo io la varia, ma è questa o è questa? Dobbiamo vedere con questa bruna o questa bionda? Non sto scherzando, perché non c'è. Non c'è. Allora, se mi dici che non hai trovato cartaceo su legge al BIT, insomma, è una laguna non da poco. Devi stare contornato all'assessore, quello che è 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 sicuramente. Niente, sto parlando. Allora, anche lì, no? Io la comunicazione agli associati e anche a chi non è associato la faccio sempre con WhatsApp. Chi non riceve via WhatsApp non è inserito in lista oppure c'ha il broadcast chiuso. Perché? Perché diventa più facile, non diamo fastidio a nessuno ed è economico, perché voglio dire quello. Noi non abbiamo mai ricevuto nulla, da già lo scorso, quando... Signora, ma lei è... Allora, io le do il mio cellulare e lei c'è, e io i messaggi che l'ho mandati. Se lei c'è il broadcast bloccato, purtroppo, anche lì, perché non mi chiamate? Io dico questo, però di oggi l'ho ricevuto... Signora, noi tra l'altro, io mi ricordo che lei mi doveva chiamare per un sopralluogo e non ci siamo mai sentite. Allora, io dico questo, se avete dei problemi, chiamate... c'è un'altra struttura, per esempio, che ha avuto dei problemi con il broadcast e non riceveva i messaggi, però io devo mandare il messaggio. Dico, no, signora, oggi l'ho ricevuto, dico, in questa riunione l'ho ricevuto il WhatsApp, me l'ha mandato. Sempre io, sono sempre io. E come? Vuol dire che tutti
gli altri non hanno capito. Signora, vuol dire che sugli altri lei non mi aveva, magari non ha salvato il mio contatto. Quello è no, sì, che ci sono salvato. Allora, questo è il mio cellulare. Che succede? Se lei mi dice il tuo numero, io le faccio vedere quanti messaggi gli ho mandato. Poi di quelli che sono che non ci sono. Però io vi mando, perché voglio dire, siete inseriti in una lista. Io adesso non glielo posso far vedere perché il mio marito che me l'ha mandato, mio marito che fa l'Alto Sanno o Angeli dell'Osanna, e lui mi ha mandato il suo messaggio oggi perché non poteva venire lui e sono venuta io, e dico però la situazione è questa. Dico, non è che quello della riunione di oggi l'abbiamo ricevuto e tanti altri dall'anno scorso quando abbiamo fatto le riunioni non abbiamo ricevuto nulla. Signora, adesso io non ho il cellulare di mio marito qui, però eccolo qua, però non ci fanno il messaggio. Signora, ecco, qua ce l'ho. Lei c'ha il broadcast bloccato, io le sto dando messaggi da tutti. Devo dire, devo dire. 8 giugno, guardi quanti. Vi volete avvicinare, vi volete studiare, non lo so, ditemi voi, io sono qui a